un cordialissimo saluto di pace e bene in questo 19 di ottobre, dove la Chiesa ci fa ricordare San Paolo della Croce. Paolo Francesco Danei, così il suo nome, il suo casato, nasce ad Ovada nel 1694. Ovada è un piccolo centro che si trova in provincia di Alessandria, al di qua dell'Appennino, subito per entrare poi in Liguria. Paolo Francesco appartiene ad una famiglia nobile, ma una famiglia nobile che ha perso tutte le sue sostanze economiche. È un giovane che però sente l'impulso di darsi al Signore. Dobbiamo dire che è uno dei grandi, possiamo dire che è uno dei personaggi che durante questo periodo, siamo all'inizio del 1700, dove la vita religiosa ha un suo decadimento, lui vuole fondare un nuovo ordine religioso. Lo dice già fin da giovane, fin da quando lui riceve l'ordinazione sacerdotale. Lui vuole fondare un ordine religioso che sappia compatire la passione di Gesù e che sappia stare accanto alla croce. Fonderà così l'ordine dei padri passionisti o dei chierici della passione e della Santa Croce del Signore, e lui stesso prenderà il nome di Paolo della Croce. Dicevo che il periodo non è molto favorevole agli ordini religiosi. Sappiamo che 2 anni prima della morte di San Paolo della Croce, nel 775, 2 anni prima, 773, vengono soppressi i gesuiti. Paolo, con tutta la sua freschezza, fonda un ordine religioso, attira a sé molti giovani, primo fra tutti il fratello, e si dà alla predicazione di quanto la croce del Signore è potente, di quanto la passione del Signore debba essere vissuta. Avrà il suo eremo all'Argentario, questo promontorio, questa penisola in Toscana, dove elaborerà il suo progetto di vita e lo porterà in giro per il mondo fino a raggiungere gli estremi confini del mondo conosciuto, professando questo suo amore alla croce, questo suo amore alla passione, diventando in un certo senso uno dei grandi predicatori del Settecento, dentro un periodo che sembrava che destinasse tutto alla chiusura, alla rovina, al disfacimento. È un uomo con un cuore grande, con una fedeltà grandissima e con un coraggio davvero che soltanto stando nel cuore di Dio può acquistare una dimensione universale. Pace e bene a tutti.